Ciao, sono il dottor Antonio Sacchiero, fisioterapista, e ti do il benvenuto in questo video dove imparerai come si può eliminare il problema del dito a martello, sia della mano che del piede, e in modo del tutto naturale ed innocuo. Hai un problema con le dita a martello? Se stai vedendo questo video, molto probabilmente la tua risposta è affermativa. Non devi quindi far altro che seguirmi in questo piccolo excursus dove ti darò un'idea efficace su una delle più diffuse dismorfie ortopediche. Quando se ne parla dal punto di vista clinico e fisiologico, si inquadra una deformità che può coinvolgere le dita del piede e in alcuni casi anche quelle della mano. Nello specifico, il soggetto che soffre di questa condizione si trova impossibilitato a completare il processo di estensione di un dito o più dita. Il nome deriva chiaramente dalla forma che assume il dito interessato dalla deformità, che si presenta con un aspetto che lo rende molto simile ad un piccolo martello. La causa delle dita martello è individuabile, nella maggior parte dei casi, in una situazione interna di squilibrio muscolare, localizzata in prossimità dei piccoli muscoli. In altre situazioni invece questa deformità può essere la conseguenza di una dismorfia come l'alluce valgo o di una vera e propria patologia come l'artrite reumatoide. Approfondiamo allora il discorso sulle cause e sui sintomi che portano alla deformazione del dito a martello. Molto frequentemente la sua insorgenza è a seguito di eventi traumatici, connessi per esempio alla pratica di sport come la pallanuoto, la pallavolo, dove la palla può appunto colpire la mano danneggiando la funzionalità muscolare delle dita. Se stai vedendo questo video, molto probabilmente è perché senti dolore quando indossi particolari calzature, magari proprio quelle scarpe che ti piacciono tanto. Questo dolore, che può raggiungere anche livelli molto alti, è una delle principali conseguenze delle dita a martello e uno dei primi motivi per cui i soggetti che ne soffrono decidono di rivolgersi a uno specialista per trovare un rimedio. Quali sono le soluzioni più adatte alla cura di questa deformità che si presenta nella maggior parte dei casi in maniera progressiva e che è quindi facilmente risolvibile se trattata tenendo conto delle giuste tempistiche? Prima di tutto è fondamentale inquadrare i sintomi e ricordare che è facile farlo dal momento che questa dismorfia non necessita di particolari esami diagnostici per essere individuata. Oltre al dolore, quando si indossano calzature particolarmente strette, tra gli altri sintomi che possono essere correlati a questa deformazione è possibile ricordare le ulcere cutanee, le contratture, le callosità ai lati del dito e in primis i sintomi dell'alluce valgo. Ovviamente il dolore rappresenta il sintomo più conclamato, oltre che, come già ricordato, il principale motivo che spinge a rivolgersi a uno specialista. Quando ci si trova in questa situazione è però opportuno evitare di perdere tempo. Una delle principali armi che hai in mano è infatti questa, dal momento che, come hai già potuto leggere, si sta parlando di una dismorfia di carattere progressivo. La questione è semplice e altrettanto chiara: se si trattano in tempo le dita martello, è possibile evitare l'intervento chirurgico.